Quando c'è ricerca e c'è tecnologia, ma anche digitale, lo IEMS è protagonista. Oggi noi celebriamo proprio questo rapporto fondamentale strategico tra la ricerca rappresentata dal nostro istituto di ricerca, lo IEMEST di Palermo, insieme ad altre entità e istituzioni scientifiche, e il mondo dell'impresa, dell'industria, in particolar modo alla capofila del nostro progetto che oggi appunto presentiamo dal nome Smart Rehab, è la capofila, la Signomotus SRL di Messina, che è una realtà importante nel campo dello sviluppo anche sperimentale di prototipi industriali per, in questo caso, la riabilitazione. La particolarità di questo progetto di ricerca è anche legato allo sviluppo e all'applicazione delle nuove tecnologie, in particolar modo della realtà virtuale, tant'è che questi dispositivi riabilitativi si avvarranno della combinazione con la realtà virtuale, con i visori. E l'istituto, lo IEMES, dispone appunto di una sala immersiva di realtà virtuale in cui noi sviluppiamo i software, progettiamo i contenuti di questa, diciamo, della realtà virtuale, che anche in questo caso poi rendono, come diceva anche lei, rendono meno noioso, più semplice, più godibile il tempo pesante della riabilitazione. Quindi noi facciamo la nostra parte, continuiamo a dire la nostra, lo facciamo da Palermo e ne siamo particolarmente fieri. Sì, però lo tengo io, ma meglio farlo vedere quando è indossato. Questo è un primo dispositivo che è presentato ufficialmente in Sicilia? Sì, questo è un dispositivo molto interessante, è un esoscheletro che è modulare, può essere applicato sia per arto inferiore che per arto superiore. Integra una tecnologia innovativa di un fluido con delle nanoparticelle che cambia le sue caratteristiche per poter variare la resistenza sentita dal paziente. Quindi attraverso questo dispositivo si simula un trattamento in acqua, come se il paziente si stesse esercitando in acqua. Possiamo dire che questo dispositivo permette di fare quegli esercizi che normalmente sono molto noiosi e molto pesanti in maniera molto divertente e anche veloci in qualche modo, no? Sì, è abbinato a tecniche di realtà virtuale con un visore, è il primo dispositivo che verrà certificato dal Ministero della Salute e quindi renderà il trattamento riabilitativo molto meno noioso. Noioso. E la scelta di IEMEST? IEMEST è un partner importante con cui abbiamo effettuato parecchie esperienze, parecchi progetti, in particolare si sono curati di tutta la parte relativa alla sperimentazione clinica e a tutto il piano di comunicazione del progetto e alla definizione dei requisiti funzionali, diciamo, del dispositivo stesso, per cui, no, un'ottima collaborazione. Potete vedere qui attualmente ad esempio questo gioco è per la riabilitazione della caviglia, questo è un gioco per la riabilitazione del ginocchio. Il terapista qui può andare a settare alcuni parametri, quali il numero di ripetizioni, il numero di serie, e successivamente, una volta avviato il minigioco, si vede, il paziente, diciamo, si trova immerso in un ambiente di realtà virtuale. Quindi in questo momento lui sta guardando... Sì, muovi il visore... Sì. Guardati intorno, Massimo, e quindi il paziente attualmente è immerso nella realtà virtuale e una volta avviato l'esercizio, al movimento del dispositivo corrisponde nel minigioco corrispondente a una determinata azione. Ad esempio, Massimo, muovi il ginocchio. Quindi lui risponde al gioco anche secondo la velocità del movimento? Sì, certo. Si può regolare anche la resistenza. Il paziente attualmente è immerso nella realtà virtuale